Ciao, in questo video vediamo alcuni esercizi molto energetici per bruciare un po' di calorie. Ci portiamo in piedi davanti al nostro tappetino e iniziamo con un paio di saluti al sole. I piedi uniti, le braccia lungo il corpo. Con la prossima ispirazione solleva le braccia, inspira. Ed espira, ruota il bacino, porta le mani a terra. Inspira, stendi la schiena, espira, passi indietro, destro e sinistro. Ci abbassiamo a terra, sdraiandoci sul tappetino. Inspirando, ci solleviamo per cobra, espirando, torniamo alla posizione del cane. Stendiamo bene la schiena, stendiamo bene le gambe. E respiriamo, ricordati sempre attraverso il naso. Inspira, solleva i talloni e poi due passi in avanti per riportare i piedi ed espira, mani a terra. Con la prossima ispirazione sali, inspira, tutto su, espira, braccia lungo il corpo. Lo rifacciamo ancora una volta, inspira, stendi, solleva bene le braccia, espira, mani a terra. Inspira, stendi la schiena. Espira, salta o cammina indietro. Ti abbassi per Chaturanga. Inspira, sali guardando verso l'alto per Urvamukha Svanasana. Ed espira, ritorni alla posizione del cane. Stendi bene la schiena. Forte con le mani a terra, le dita aperte a stella. Guarda verso il tuo ombelico. Inspira, solleva i talloni, espira, salta o cammina in avanti, stendi la schiena e mani a terra, giù, tutto su, inspirando, sali, espira, braccia lungo il corpo. Ora inspira, porta le braccia verso l'alto, espira, mani a terra, inspira, stendi la schiena. Espira, salta o cammina indietro, Chaturanga giù. Inspira, sali, Urvamukha Mukha. Espira, ritorni alla posizione del cane. Ora facciamo un passo in avanti con il piede destro portandolo tra le mani. Il tallone sinistro rimane sollevato da terra. Con la prossima ispirazione solleviamo anche il busto e le braccia. Rimaniamo un attimo in questa posizione, poi lasciamo cadere le braccia, portiamo la mano sinistra sulla gamba destra e lentamente apriamo il braccio destro ruotando indietro, facendo una torsione con il nostro busto. Le gambe sono forti a terra, continuo a respirare profondamente, ritorno al centro, porto le mani a terra, la mano sinistra al di fuori del tappetino e ruoto il braccio destro verso sinistra. Guardo verso la mia mano destra. Ritorno con entrambe le mani a terra, faccio un passo indietro, Chaturanga Dandasana, mi abbasso, inspiro, stendo le braccia, guardo verso l'alto, espirando, ritorno alla posizione del cane. Faccio la stessa sequenza dall'altro lato, quindi il piede sinistro tra le mani, tallone destro sollevato, inspira, solleva le braccia e stai in questa posizione, le gambe ben forti. Poi lascio cadere le braccia, mano destra al di fuori della gamba sinistra, il braccio sinistro che si apre e mi guida nella torsione del busto. Guardo verso la mia mano sinistra, mantengo la posizione, ritorno al centro e ora porto la mano destra al di fuori del tappetino, ruoto il braccio sinistro davanti a me e verso destra. Guardo verso la mia mano sinistra, stendo bene la schiena. Dolcemente ritorno le mani a terra. Faccio un passo indietro, mi abbasso senza lasciar cadere il bacino,
Inspiro, stendo la schiena e espiro, torno alla posizione del cane. Ora sollevo la gamba destra e mi porto in avanti, mi porto a una posizione della tavola modificata, quindi la gamba destra rimane sollevata in questo caso. Torno indietro e riappoggio il piede. Faccio lo stesso con la gamba sinistra, sollevo la gamba sinistra e mi sposto in avanti nella posizione della tavola. Forte con le braccia, forte con gli addominali, la gamba lavora. Sollevo la gamba e poi la riporto a terra, ritornando alla posizione del cane. Poi salto o cammino per sedermi a terra. Questi erano i nostri 5 minuti di esercizi super energetici. Ciao, alla prossima!